non è mai andato via da Nichirino. Io prima di iniziare volevo ringraziare in modo personale a nome di tutta la città i carabinieri. Io chiedo davvero un grande applauso per il capitano Fabi, tenente Giacolla e i loro uomini, perché sono riusciti in momenti anche di grande tensione, grande difficoltà, a proteggere la casa di tutti che è l'ufficio comunale, il palazzo comunale. Hanno lavorato in modo straordinario, fianco a fianco con i nostri vigili, 24 ore al giorno per 5 giorni, e io credo che dobbiamo davvero ringraziare tutti, tutti loro. Ma un applauso e un ringraziamento particolare io lo voglio dare a tutti i democratici della nostra città. La nostra è una città antifascista da sempre, la nostra è una città che non nega le grandi difficoltà economiche che ci sono presenti. Noi capiamo le ragioni economiche di tanti che hanno da lunedì manifestato in tutta la nazione, le abbiamo capite, abbiamo capito il messaggio, e io credo che una classe politica debba ascoltare sempre l'opinione pubblica, per cui nei prossimi giorni annunceremo anche dei tagli e degli aiuti affinché vengano alleviate le condizioni materiali di chi soffre davvero. Un altro pensiero importante va ai nostri commercianti, molti di loro in questi mesi, in questi anni stanno facendo una lunga attraversata nel deserto, gli artigiani, a chi ha piccole e medie imprese, è vero, avete ragione, e colgo l'occasione qui che sono di fronte a diversi parlamentari che li voglio ringraziare per la loro presenza, colgo l'occasione per dire facciamo un'azione forte contro la disoccupazione di questo paese, sproniamo il governo a fare grossi incentivi per l'economia. L'Italia deve andare avanti, deve reagire come ha reagito oggi la città di Nichirino. A tanti amici e colleghi sindaci che sono qua, anche loro voglio ringraziarli di cuore, perché anche loro sono tutti i giorni in prima linea, in prima fila a lottare, a tenere la democrazia di questo paese. Ma un ringraziamento particolare a tutti i giovani che hanno voluto fortemente questa manifestazione. Questa è una manifestazione che è nata dai giovani della nostra città, che è nata dalle forze sane, l'AMPI per prima della nostra città, che è nata dalle forze produttive della nostra città, che è nata dalle forze politiche della nostra città. Tutte queste persone, voglio dire, noi andremo avanti. Abbiamo capito il grido di dolore che è venuto, ma non abbiamo mai abbassato un minuto il livello della democrazia di questo paese. Un'altra cosa e chiudo. Io vorrei che tutti riflettessimo su una cosa: dare l'assalto al comune vuol dire dare l'assalto alla casa della democrazia, vuol dire dare l'assalto alla libertà di questo paese. E per questo abbiamo ritenuto gravissimo questo atto, per questo abbiamo chiesto con forza la protezione. Il comune ha sempre lavorato, non ha mai chiuso un minuto, mai. E anche qui i nostri dipendenti che hanno vissuto ore di panico, a loro voglio ringraziarli davvero di cuore, perché hanno voluto mantenere aperto gli uffici e dare servizi al pubblico. Ultima cosa, un appello ai manifestanti, ripeto, capiamo le vostre difficoltà, ma non accettiamo mai l'assalto violento, democratico a questo paese. Qualcuno gliel'ha detto, ha fatto un inno alla mafia, no, per noi la mafia è un nemico da combattere sempre e comunque. Bravo! Viva Nichirino, viva la democrazia, viva la libertà.